Okay. Buon pomeriggio, buona domenica. Buona domenica in Albis. Io sono un cane. Io sto riscaldando già la piastra per le nostre piadine, perché oggi facciamo le piadine con lievito madre. Oggi Sofia chi saresti? Un cane. Un cagnolino, che carina, ti sei toccata proprio bene. Cosa c'è qui sotto? Rullo di tamburi. C'è l'impasto della piadina. Sì, perché io l'ho impastata un'oretta fa, perché questo impasto deve riposare un'ora. E abbiamo preso l'esubero di pasta madre. Che cos'è l'esubero? È la parte superiore un po' meno attiva, quella che poi andrebbe buttata, ma noi la riutilizziamo. Ok, aspettiamo che qualcuno si connette. Ecco, c'è qualcuno. Ciao, buon pomeriggio. Benvenuti nella nostra cucina. Oggi piadine con l'esubero di pasta madre. La piadina romagnola, quindi quella con lo strutto, l'originale, il bicarbonato, e poi facciamo un piatto molto buono per sostituire la trippa. A voi piace la trippa? A noi non piace la trippa, purtroppo non l'ho mai assaggiata. L'assaggerai, però a me, a mio marito non piace la trippa. Allora che cosa facciamo? Facciamo la finta trippa. Che cos'è la finta trippa? Buon pomeriggio. È una frittatina che adesso Sofia si appresterà a tagliare. Io ho fatto una frittatina. Metà stamattina l'ho messa nel sugo e quindi l'abbiamo mangiata per secondo. Abbiamo fatto la pasta e poi la frittata nel sugo, è buonissima. Quest'altra metà invece la volevo appunto farla con voi. Adesso la tagliamo e da parte ho preparato un sughetto soffriggendo uno spicchio d'aglio, dell'olio extravergine d'oliva e della salsa di pomodoro. Quindi andremo a tagliare la nostra frittata e la amalgameremo al sugo e faremo la finta trippa. La conoscete questa ricetta? Allora vai, aspetta, ok. La piastra, oggi mi mancano le lettere, chi me le presta? Mi mancano. Alessandro ci scrive: una bella pizza, salsiccia e friarielli. Quella la dobbiamo fare, sì, hai ragione, guarda, hai ragione. Allora, ecco qui il nostro impasto della piadina, no? Che l'ho fatto un'ora fa, perché deve riposare un'ora. Sofia, dici tu gli ingredienti, Sofia magna sempre. Dici tu i nostri ingredienti. È buona la piadina? Non io sto facendo qualcosa di male. No, amore, no, anzi. Allora, per la piadina, sì. Dico prima quella con lievito madre. Devi dire quella che facciamo oggi, questa qui. Ah, quella che facciamo oggi. Sì. È 200 g di farina zero. 100 g di lievito madre, 70 ml di latte, sì. 40 g di strutto, mezzo cucchiaino di bicarbonato, mezzo cucchiaino di sale. Carina, buona, profumata. Buona domenica a tutti ragazzi. Ciao Franci, ciao Giovanna, ciao Francesco, buona domenica. Oggi facciamo le piadine e la finta trippa. Sofia, vuoi tagliare la frittata tu? Avessi anche... Anche per chi non ha ancora il lievito madre, possiamo fare la piadina senza il lievito madre. Ci mettiamo solo il bicarbonato, quindi mettiamo 200 g di farina, 100 g di latte, perché io metto il latte, quello originale si mette anche l'acqua, ma io metto tutto latte, 40 g di strutto, mezzo cucchiaino di bicarbonato e mezzo cucchiaino di sale. Sofia taglia la trippa, la finta trippa, la e io vado a stendere la piadina. La brava Sofia, che ci scrive, che ci scrive. Ilaria, mamma, invita. Questo è... Ah, arrivo! Aiuto! Non ci arrivo? Ok. Oh. Ciao a tutti, benvenuti. Anche oggi vi teniamo compagnia. Allora, io la piadina la stendo... Io già che mi sono tagliata le maglie. Un millimetro due, sì Sofia, purtroppo... Dov'è che ti sei tagliata? Con il dito. Allora, secondo me si è tagliata col foglio, perché stamattina ha fatto i compiti e quindi si è tagliata col foglio, con la carta, male. Perché la carta taglia purtroppo. Grazie mamma per averlo detto, non lo sapevo. Allora. Ciao a tutti, benvenuti, Alessandro sempre. Un bel ragù con le tracchiolelle. Tracchiolelle, buonissimo. Tracchiolelle. Buonissimo. Hai mangiato quello oggi? Ti piacerebbe che lo cucinassimo? In vita. Buona domenica Paola, giusto? Buona domenica a tutti. Benvenuti a tutti. Allora, stendiamo la nostra piada. Piada? C'è qualche romagnolo, qualche romagnola in diretta con noi? Piadina. Io la dico piadina, poi sì, ti piada.
Come la fate voi la piadina romagnola? Buona domenica, nonna! Solo un cagnolino, perché io voglio un cagnolino. Sofia vuole un cagnolino. Presto arriverà il cagnolino. Che bello. Sono sola. Ciao Emanuela. Io direi che... Ciao. Che dite? Io più o meno così la stendo. Allora, vado sulla piastra rovente, che l'ho riscaldata già, e bucherello con la forchetta. Buona domenica, Emanuela. Sabato si scrive ciao. Ciao. Ciao, amici, benvenuti. Allora, bucherello un po'. No, l'hai mangiato tu quell'altra? No, io veramente ancora non l'assaggio. Qua ci vuole dello squacquerone. Alessandra si scrive, no, la siciliana ho mangiato. No, la siciliana ho mangiato. Ah, pasta con le melanzane. Ah, beh, alla norma. Vabbè. Giusto è scritto, la mia cagnolina si chiama Sofia. Oh, che bello! Sofia. Un bacio a tutti i vostri cagnolini. Piero ci scrive, allora. Ciao, è la prima volta che vi seguo. Benvenuti, benvenuti. Filomena, buon pomeriggio, siete simpaticissime. Conoscervi. Sofia con l'asino da gattina. Mi piace? Sono un cagnolino, ma sì. Più o meno. Allora, fai vedere le piadine che abbiamo fatto oggi. Ecco dov'erano. Ah, voglio dare un consiglio. Quando voi fate le piadine, le rigirate da una parte e dall'altra, poi mettetele in un canovaccio o in un piatto così, chiudete, così il vapore resta e rimangono morbide, ok? Ciao Asia, come stai? Asia, avevo capito ciao, che eri tu, ciao Manuela, un bacio Manuela, ciao dalla Sicilia. Guarda, ciao Asia, che lo sapevo che eri tu, Asia. Vera, buona domenica, Mara, ciao Mara, bellina, grazie. Allora, Lina, ciao da Montreal, Canada. Montreal, benvenuti, welcome. Teresa, ciao, ciao Teresa. Che bella community. Voglio fare anche i complimenti alle persone che hanno postato le foto sul gruppo di Tina in Cucina. Iscrivetevi al gruppo di cucina e poi attivate su in alto la campanella, così quando arrivano vi arriva la notifica, insomma, quando ci connettiamo. Quindi mi raccomando, iscrivetevi anche al gruppo e pubblicate le ricette. Paolo, sei stato bravissimo, ha fatto le ciabatte, è stato bravissimo, noi ieri abbiamo fatto le ciabatte e ho fatto le ciabatte. Poi ci sono i lieviti che vedo, siete bravissimi. Grazie. Cioè, veramente io... Ah, e volevo ricordarvi di una cosa. Il mio quarantino! Ah, e domani è l'ultimo giorno. Sì. Infatti oggi è il 14° giorno. Sono passati 14 giorni già da quando l'abbiamo fatto in diretta con voi, amici. Il nuovo ceppo di lievito madre. Che bello. Che bello. Il tempo passa. E io dopo lo rinfrescherò. E dopo lo rinfresca, come facciamo. E stavolta... Sempre. Metterò 50 e basta, non 50. No, il casino che abbiamo fatto ieri. Già preparato tutto ed io non voglio fare altri casini. Intanto preparo. E devi tarare la bilancia, perché sennò... E voi mi dovrete dare un voto, sempre a come faccio il lievito madre. Buona domenica, Rosario. Allora, buona domenica. Dov'è la bilancia? Ce l'ho fatta a stendere sta piadina. Dove l'hai messa la bilancia? La bilancia è lì alla tua sinistra. Allora... La nostra piada, andiamola a rigirare. Eccola qui, è bellissima. Sara ci scrive, ciao, sono nuova. Come fai le piadine con il lievito madre? Allora, diciamo di nuovo la ricetta. A te non è. Allora, mettiamo 200 g di farina tipo 0 o tipo 1 o integrale, come la preferite. Se è integrale però assorbe di più liquidi, quindi mettete un altro po' più di latte. Comunque, 200 g di farina, 100 g di lievito madre, può essere sia l'esubero che il lievito madre rinfrescato da almeno 4 ore, perché altrimenti sentite dopo l'acidulo del lievito, no? Poi, circa 70 ml di latte, però se ne occorre di più mettetelo tranquilli, dovete avere un bel panetto. 40 g di strutto, mezzo cucchiaino di bicarbonato e mezzo cucchiaino di... sale. Brava Teresa. Facciamo un panetto, io adesso già l'ho tagliato, e lo facciamo riposare o coperto da pellicola o sotto una ciotola per un'ora, deve riposare. Poi facciamo la prova, io faccio così per vedere se è pronto, se rimane l'impronta è pronto, altrimenti se ritorna su non è pronto, però per un'ora deve stare. Niente. Poi, al trascorrere dell'ora, andate a stendere, tagliate le pezzature, io tipo questa mattina le ho fatte piccinine, perché
per Sofia, insomma, dei bocconcini. Mi aiuti con il lievito madre? Come no? Che cosa è successo? Dimmi che pure. Che succede? Abbiamo qui il mio quarantino. Questo qui è il nuovo ceppo, attenzione. Comunque stendete, fate come sto facendo io, tagliate le pezzature, le stendete e le andate a cuocere da una parte e dall'altra. E questa è pronta, guardate qui, è buonissima e morbidissima. Eccola qua. E la mettete sotto un piattino così, così rimane l'umidità e lei rimane morbida. O se no, poi dopo le mettete in un canovaccio, come volete, io faccio così e la lascio. Altrimenti, se le volete mangiare anche domani, tanto sono fredde, mettete nella busta e domani le mangiate, che restano morbide, ok? Una volta raffreddate, giustamente. Allora, questa qui la vado a stendere di nuovo, la facciamo più grande. Ecco qui. E andiamo. Ah, ecco, l'avevo stesa una. Me l'ero persa. Quando la mettete a cuocere dovete bucherellare un pochino, ok? Carlo ci scrive come fare il pane. Il pane, allora, visitate anche il mio sito www.tinaincucina.it dove troverete tutte le ricette. Però se volete una ricetta del pane, su un chilo di farina mettete 150 g di lievito madre circa, anche 200 non fa male, e mettete un cucchiaino o due di sale, non so la sapidità che vi piace, un cucchiaino di miele o zucchero e circa 700 g di acqua. E fate un bel pane. Lo impastate, lo fate riposare, fate delle pieghe in ciotola, fate l'impasto, lo fate riposare un'oretta, poi praticate delle pieghe, così rafforzate la vostra maglia glutinica all'interno e potete fare delle, tre volte le pieghe a distanza di mezz'ora e poi lo mettete a lievitare e mi raccomando con il lievito madre occorre un po' più di tempo rispetto al lievito chimico perché va più lentamente, no? La lievitazione. Quindi, che ne so, io di solito impasto la mattina alle 8 e lo cuocio verso le 5, le 6 la sera. Lo faccio stare molto tempo, ok? Faccio la forma che mi piace, però visitate il mio sito e c'è proprio la ricetta anche del pane, quello di, dei sapori antichi, perché l'ho fatto con delle farine integrali. Insomma. Di tutto e di più. Ieri abbiamo fatto le freselle, le biscottelle con l'impasto della, delle ciabatte e poi siccome c'era avanzato molto impasto perché per farvi vedere tutti gli step ho impastato dalla mattina, c'era avanzato questo impasto, ho detto perché non proviamo a fare la pizza e è venuta buonissima. Su TikTok, se mi ricordo bene, su TikTok. Su TikTok l'abbiamo messa, mi sa che non l'abbiamo messa la pizza. Aspetta però... Su TikTok siamo anche su TikTok. Vabbè, su TikTok, se vi piace. Voglio vedere infatti su TikTok. E quindi... Vado a riprostare. Aspetta che adesso... Ah, dobbiamo fare la finta trippa. Comunque, visto che la pianina sta cuocendo... Facciamo la finta trippa. Che cosa faccio io? Portiamo la padella qui, scotta. No, non scotta. Attenzione, Sofia. Ecco, una volta fatta una frittatina, io questa mattina per fare una frittata così grande ho messo... Ah, vogliamo... Vogliamo dire che cosa è successo stamattina? Abbiamo trovato un uovo che era nelle uova medie, insomma io ho comprato le uova medie, ma è uscito questo uovo grande e l'ho aperto, sono uscite due uova all'interno e sono rimasta sorpresa. Quindi ho fatto... No, sì, due albumi, due... No, no, due uova, due tuorli e due albumi in un uovo grande, proprio una sorpresa, sono rimasta, ecco, tipo siamo le bambine. Rimaste. Siamo rimaste sorprese. Quindi... Questa frittatina la metto nel sughetto io. Beh, io mescolo. Tu mescoli, vai, bravissima. E facciamo la finta trippa. Ne ho poco perché l'ho mangiato tutto io. Perché oggi abbiamo fatto la pasta col sugo e nel sugo io ci ho messo la frittata, che da me, se non sbaglio, nel Beneventano si chiama filoscio. Mi correggete se sbaglio? Mi ricordo così. Da piccola, la mia nonna lo faceva. Il filoscio, no? No. Aiutatemi, non so se lo conoscete. Io non sono la frittata del sugo, insomma. Ecco. Qui come va? Ecco, okay. Anche questa è pronta. E voilà, léger sans fait. Questo lo so in francese. Ma pure qualcosa, qualcosina, lo so. Che ci scrive Salvo? Io ho fatto da più di una settimana con la farina di semola da 10 giorni per 5 giorni, non l'ho toccato, adesso l'ho riprescato tutti i giorni, ma non cresce tanto. Allora, io ti dico la verità, con la semola non l'ho mai provato, però non so, sei partito con il fermento per 3 giorni, perché bisogna far fermentare 3 giorni la pappetta, intendo quella di 100 g di acqua, 100 g di farina e un cucchiaino di miele. Deve riposare per 3 giorni questa pappetta,
coperta da pellicola traforata. E dopo 3 giorni, se non ci sono muffe, puoi andare avanti con i rinfreschi giornalieri, uno ogni 24 ore per 15 giorni consecutivi. E poi al 15°-16° giorno, come dico io, si fa la prova del 9, ossia vediamo se in 4 ore questo lievito triplica di volume. Infatti, che è il segnale che è pronto per pianificare. Domani lo faremo, domani è il 15°. Dopodomani faremo la prova del 9. Mi era venuta un'idea. Mi tengo sempre un giorno in più io. Sì. Quindi, dopodomani, perché io non proverò a fare il pane? Perché tu mi hai detto? Sì, 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 sì. Allora, intanto vorrei rinfrescare il mio lievito madre. Guarda, finisco. Anzi, guarda, ti lascio lo spazio, amore. Ok. Mettiamo le piade di qua. Ho messo. E io mi metto a impastare di qua. Allora, prima di tutto, accendiamo la nostra bilancia. Mettila più qua, deve stare. Sì, ok. Così. Tara. Deve essere comoda. Tara. Tara. Perfetto. Dov'è il mio lievito? Mettiamo 50 grammi di lievito. Serve un cucchiaio. Togli la crosticina sopra. Togliamo la crosticina che si chiama esubero, vero? Sì. Staccati. Staccati. Non si staccava, ok. Togliamo la crosticina, ovvero l'esubero, questo qua. E lo... Io lo voglio conservare. Io lo conservo tutti i giorni, poi non so che fine fa, ma va bene, metti lo stesso nella pellicola. Guarda. Perfetto, aiutiamoci con la stessa pellicola. Perfetto. Ed ora pesiamo 50 grammi di lievito. Datemi un voto. Ecco, grazie. No, pensavo che serviva a me. Okay. Perfetto. Che vediamo sempre 30 grammi. Ora proverò ad arrivare a 50 piano piano, sempre, perché a me parte quella cosa di arrivare a non so quanto. Sei tentata di sono fare... tentata per non sprecare la roba, ma non si spreca niente. 46. Oh mamma mia, sta venendo l'ansia. Ma no. Buon pomeriggio, grazie. Io leggo, vi leggo un pochino. Vi leggo, ok. Ciao da Ravenna, ciao Carlo. Mimosa, ciao. Ciao Mimosa. Le crostate come si fanno? Allora, Carlo, tu vai sul sito tinaincucina.it, troverai la sezione crostate apposta per te. Ma è 43? Va bene, va bene. E va no, bene 53. Così. Va bene, non fa niente. Aspetta, adesso prendi... Il dito. Ora mettiamo la metà di 50... Vabbè, 50. No, 53 di farina. La metà di... Ah, vabbè. No, la metà di acqua dopo io la metto. La vuoi mettere prima? No, no, mettiamo... Come vuoi? Mettiamo 53 di farina. Voi pesate 50... Aiuto, chi è? Voi pesate 50 di lievito e mettete 50 di farina. Io metto 50... Funziona però. Facciamo occhio. Guarda. Ok, stop. La bilancia non funziona oggi. Oggi vuoi fare... Tranquilla, non succede nulla. Mettiamo 25 ml di acqua. Perfetto. E qual è l'ingrediente segreto, te lo ricordi? Lo zucchero. Brava. Grazie. Mettiamo un pizzico di zucchero, mamma. Se viene licoli mettiamo un altro po' di farina. Secondo me mamma è meglio mettere un po' di farina. Perfetto. Zucchero. Vedi? Vedi che sta venendo bene? Allora, leggiamo. Ciao Rosetta. Ciao. Allora, salvo, ho messo una tazzina di acqua e una tazzina di farina di semola e ho aspettato 5 giorni. Poi ho fatto il primo rinfresco tutti i giorni, adesso sono passati 10 giorni ma non cresce e allora non posso, non so come mai, perché di solito io ti dico la mia esperienza, io sono partita dal fermento, ecco, di 3 giorni come ti dicevo prima, e non so come posso aiutarti perché con la semola non ho provato e non so. Rosetta, buon pomeriggio, il mio lievito madre
Cominciato lunedì. Ieri anche oggi è raddoppiato con tante bolle. Come procedere? Allora, Rosetta, ti ho risposto prima, se non sbaglio, sui messaggi. Devi procedere ogni giorno, ogni 24 ore, devi rinfrescare il lievito. Pesi il lievito, come ha fatto Sofia, pesa 50 grammi, metti 50 grammi di farina e 25 di acqua tutti i giorni. E poi fino ad arrivare al 16° giorno, dopodiché fai la prova per vedere se in 4 ore dopo il rinfresco lui ti triplica di volume, vorrà dire che sarà pronto. Lucia, il lievito madre è rinfrescato. Ciao da... Il lievito madre è rinfrescato? È rinfrescato? Questo lo stiamo rinfrescando, se ti riferisci. Poi, il sito si chiama tinaincucina.it. Allora, Sabrina, ciao, ma le piadine non hanno bisogno di esubero o lievito in generale? Hai ragione, soltanto che noi, siccome trattiamo il lievito madre, sperimentiamo anche con il lievito madre. Se vuoi provare anche tu, ci dirai la tua esperienza. Ecco, oh. La piadina romagnola in effetti non ha il lievito madre, ha solo il bicarbonato e il sale, però si può fare di tutto in cucina, quindi basta un po' di fantasia, provare, e se ti va di provare, ecco, ci fa piacere. Poi... Valentina, ciao Samuel, un bacio, e mia figlia, grazie Giusy, ciao Pina, il sito come si chiama delle crostate? Allora, il sito è www.tinaincucina.it, oppure tinaincucina.it, e vai nella sezione crostate dolci, sfoglia e vedrai che arriveranno le crostate. Antonella, ci provo a farlo oggi. Ciao Giovanni, mi sono perso qualcuno? Comunque, ritornando al lievito madre fatto con la semola, possiamo, non so che dire, possiamo rinfrescare di nuovo, prova questo rinfresco, però anche sul mio sito tinaincucina.it troverete il bollicino, se cercate nella lentina bollicino, c'è tutto un vademecum su come fare, creare il lievito madre in casa. Allora, tutti possiamo farlo il lievito. Grazie. Prego. Ecco, vedi com'è bello solido? Bravissima, lo stai anche lisciando bene. Ormai sei bravissima. E lo mettiamo in un vasetto pulito, giustamente. Il vasetto, se è sporco, voi comunque lavatelo soltanto con dell'acqua calda. Aiuto. C'ho un capello sull'occhio. C'è un capellino sull'occhio, eccolo qua. Grazie. Allora, questo qui è pellicolato fino a domani. E domani lo rinfrescheremo, diciamo, per l'ultima volta. Poi facciamo diciamo. Diciamo. Sono la signora del diciamo. Allora, la mia pellicola simpaticissima. Allora. Ma hai spento il gas? No, perché ho fatto... No, ce n'è un'altra di piada. Guarda, la stendo subito. E questa sera queste piade le potete farcire con quello che più vi piace, dell'affettato, dello squacquerone, se siete fortunati ad averlo, rucola e stracchino, rucola e squacquerone, del prosciutto crudo, direi buonissimo. Allora, ecco l'ultima, la bucherello. Non è perfetta, non è un cerchio perfetto, ma non importa. Oppure potete servire, come ho fatto io, queste piadine con la finta trippa, quindi la frittata nel sugo, eccola qua, è buonissima, provateci. Ah, volevo dire, la frittata io l'ho fatta con 6 uova battute intere, sale, pepe, se vi va un po' di prezzemolo, basilico, se vi piace, e poi la cuocete nella padella, unta d'olio, con un po' d'olio. Ecco, vai, fai vedere la morbidezza, buonissima. Dov'è? È buona, eh? È buona mangiata anche così al naturale, però se la facciamo viene ancora meglio. Ciao maestra Lorella, ciao! Ciao maestra Lorella! grazie Carlo. Poi potete fare anche tipo un wrap, la farcite, tanto si arrotola, è morbidissima, e la arrotolate e la mangiate. Ecco. Il wrap. Se la stendiamo ancora più sottile, però... Come volete voi, tanto ognuno è libero di mangiarla come vuole. Quarantino, cresci bene. Quarantino, mi raccomando, lo strofinaccio, eccolo.
Ciao sempre maestra, ciao. Ciao maestra Lorella, fai anche tu le piadine romagnole e il lievito madre, eccole qua. Buone buone. Mamma mia che buone. E profumate. E mettiamo anche la finta trippa. Yes. Così. Vuoi assaggiare? Sì, dopo la mangio anch'io. Buona. Allora, impiattiamo e mangiamo. Ah, tu la mangi adesso questa? No, beh. Basta, sono piena. Quanto altro devo mangiare? Dopo che scoppio. Prendiamo questo che è sporco, dopo la mamma lo pulisce e mangiamo così. Facciamo così, guarda. Uno e due. Cioè, proprio. Perfetto, che ne dite? Oppure ancora, vi do un'altra idea. Potete servire queste piade o nella maniera classica, appunto con lo squacquerone, oppure con una salsa di melanzane fatta da voi. Ripassate le melanzane in padella a funghetto, poi le frullate e fate una crema buonissima. Un guacamole, non so. Possiamo... La maestra dice, ma sto diventando tutta tonda a forza di mangiare. Sì, anch'io, si vede? Sì. vabbè, che dobbiamo fare? Siamo buon gustaie. La piada che non mi si brucia, aiuto? No, sto attenta. Allora, amici. Facciamo un po' di flessioni mentre mangiamo. Ecco, sì, a posto. Che dire, allora, questo qui è pronto. Siamo anche in anticipo. Allora, se non so, leggiamo, se mi volete fare qualche domanda qui in diretta. Video in diretta, grazie. Un bacio, Ersilia. Ecco. Ah, un'altra cosa che volevo dire. Se avete un bel sangiovese, cioè proprio, si sposa benissimo, è un vino emiliano, si sposa benissimo con questo piatto, ecco. Così facciamo l'utile e il dilettevole. Siamo pronti, un altro pochino. E poi, cos'altro dire? Visitate il sito, iscrivetevi al gruppo Tina in Cucina e anche sul canale YouTube Tina Pigna, mi raccomando, iscrivetevi così cresciamo. Maestra dice, quando posso passare a prendere allora, maestra, tanto noi dalla finestra caliamo il cestino, come e mettiamo tutto quello che abbiamo fatto, cioè facciamo un po' ciascuno. Quindi se maestra vuoi venire, io l'aspetto sulla finestra, col il cestino, con la fune. Facciamo così? Sì. Per me va bene. Coi guanti. Mascherina. Mascherina. E quindi, a posto, oh, scusami. Niente. Se vogliamo fare, penso si possa fare col cestino. Non succede nulla. Purtroppo anche mio nipote. Zia, arrivo col cestino. Sì, guarda. Ti aspetto sotto casa. Sì, dai. Ieri mi ha fatto ridere un ragazzo che ci ha scritto che Sofia, io e te dovremmo essere a un metro di distanza, giustamente. Sì, però già che siamo rinchiusi siamo in casa. Siamo una famiglia, siamo in tre, siamo isolati dal mondo, quindi non... Vabbè, abbiamo il telefono. Anche se avessimo il virus, siamo noi tre, insomma, ma stiamo bene, grazie a Dio. Voglio dire ancora, per fortuna. Antonella, ciao. Maestra Lorella, un bacio. Bisogna scherzare, perché sennò qui, voglio dire, se neanche scherziamo, Sofì? Siete su YouTube? Certo, Tina Pigna. Ciao, allora, su YouTube come Tina Pigna. Il gruppo invece di cucina, iscrivetevi. Ieri ho fatto una marea di inviti. Iscrivetevi al gruppo proprio che si chiama Gruppo di Tina in Cucina. La mia pagina è Tina in Cucina su Facebook. Poi siamo su Instagram, chiocciola pignatina. Su TikTok, chiocciola Tina Pigna, il contrario. Il sito è tinaincucina.it. Sono Prezzemolina, sto un po' dappertutto, ma mi fa piacere che... Prezzemolina. Sono anche in verde oggi. E quindi sono contenta che... Io sono un cane. Di tenervi compagnia e di regalare le mie ricette. Però condividete anche le vostre esperienze, come fanno i nostri amici sul gruppo. Ah, io di sicuro non lo vorrei, però. Anche Gina ha fatto un bel rotolo alle fragole, bravissima. I grissini, un po' di tutto, I babà ci sono, il babà, guarda, una voglia di mangiare il babà io, però noi ce l'abbiamo. Lo possiamo fare in casa, la pasta Savarin. Ma non c'erano prima una volta i
i babà? No, gli stampi per fare i babà. Ce li ho, infatti possiamo farli i babà, che ne dite? Facciamo che... Allora, abbiamo promesso di fare una ciambella all'arancia. Abbiamo promesso di fare le orecchiette, le faremo, non mi sono dimenticata. Le farò. Le farà lei. Poi, che cosa dovevamo fare? Perché facciamo la tart? La creme tart? La babessa? La babessa. Ma chiamata la babara? Sì, tanto il Savarin. E poi cos'altro ci dicono i nostri amici? Mi ricordo quando... Eri piccola e non volevi mangiare... Allora, guarda, sì, hai ragione. Io da piccola non volevo mangiare, infatti ero magrissima. Mangio ora, tranquilla, guardami. Mangio tuttora. Il mio metabolismo si è svegliato, quindi... Poi io mangio. Ci riprovo a farlo con... Allora, se ti va, ci riprovo anche con la 0 o con la 1. Io perché adesso con la 1 non la trovo, la farina 1, purtroppo. Però il mio lievito, un bollicino che ha 9 anni, è abituato con la farina 1. Ma si è dovuto un po', diciamo, attenere alle nuove normative. Che hai detto? Diciamo, ho detto. E quindi rinfresco il mio lievito con la farina 0 ora. Ogni volta che dici diciamo... Ma non lo faccio apposta. No, poi, Gianna, ciao, un bacino. Grazie, Stefi. Saverio, grazie. Prego. E quindi io rinfresco con la 0. Diciamo che ha una percentuale di proteine che mi aiuta un po' anche nella lievitazione. Perché se prendo una 00 è molto raffinata e ha poche proteine, capito? Buona domenica a voi, Anna. Però ho fatto anche un post sulle farine, su Tino in Cucina Scorrete, anche sul sito, parliamo un po' di farine. E quindi ho fatto anche lì una, diciamo, una spiegazione per quanto riguarda, diciamo, una spiegazione per quanto riguarda le farine. Quindi se vi va di leggere, così almeno anche voi sapete quando cucinate, cosa state andando a cucinare, con che farina cucinate, insomma. Ho detto diciamo? No. Ok. Ciao, siete simpaticissime, grazie Tina, si chiama come me. Stella, grazie. È un piacere essere in vostra compagnia, la mamma, buona domenica. E quindi, che dire, se vi è piaciuta questa nostra ricetta, rifatela anche voi, aspetto le foto come sempre. E poi ci mangiavi pane e acqua da piccolo, e basta? Carlo mangiava pane e acqua. Mamma mia, Monica, eri magro anche tu allora, vedi. Per stasera sto preparando la focaccia, puoi darmi anche la ricetta, la tua ricetta? La focaccia, allora guardate, se andate su Tina in Cucina c'è anche la focaccia, però se la volete al volo io ce l'ho in mente perché la faccio spesso. Allora io metto 400 grammi di farina, aiuto? E potete anche miscelare se avete una farina di forza, così vi alveola di più. Poi mettiamo circa 300 ml di acqua, scusami, 300 ml di acqua se la vuoi bella corposa ma più alveolata, un cucchiaino di sale, 100 g di lievito madre o 90, vedi tu, poi se la vuoi con lievito di birra ne metti, ma se la vuoi fare per stasera mettine un po' di più di lievito, quindi un 15 g, lo so che... Di solito ne va messo molto meno. Io di solito sai che faccio? Quando voglio fare la focaccia la impasto la sera prima, così tutta la notte la lascio in frigo con un grammo solo di lievito e così matura anche ed è più digeribile. E quindi poi ci vuole che altro? Un cucchiaino di zucchero se ti va. Dov'è il cagnolino? Eccola. E non poi solo dopo, sul tavolo, solo sulla sedia. Che altro detto? La farina, acqua. Veramente. A volte la facciamo col pomodorino e olive, come quando facciamo la focaccia barese, buonissima, con la semola però la focaccia barese, originale. Comunque visitate il mio sito, vi invito a visitare il mio sito. E TikTok, chiocciola Tina Pizza. Così, lì ci sono tutte le ricette proprio perfette, ecco, perché io adesso in diretta posso dimenticarmi di qualcosa, non vorrei rovinarvi la pizza, ecco. Io lo rinfresco con la manitoba. Allora, la manitoba è una farina molto forte. Non so, se ti trovi bene continua, ma io di solito non ho mai usato la manitoba per rinfrescare. Carl Dogalli from USA. Welcome. Ecco. Monica. Allora, Monica, visita il sito così troverai la ricetta completa. Lucia, io le rinfresco con la manitoba, questo l'ho letto, scusate, ma non ci vedo tanto. Integrale, allora, se hai solo la 00 comincia con la 00 perché mi rendo conto che con questi tempi
non è facile reperire gli ingredienti. Tanti ingredienti. Siete su WhatsApp? No, no ancora su no. WhatsApp, siamo solo su quelli che ti ho citato prima, ma comunque se hai bisogno, tranquillo, restiamo a disposizione, ci puoi scrivere su Tina in Cucina, ti rispondiamo anche su Instagram, tranquillo. Anche io rinfresco con la Manitoba, Stella, Pasquale, ciao Pasquale. E niente, io direi di... Aiuto Sofia, ti do... Direi di salutarci qui e vi aspettiamo alla prossima diretta, così ecco faremo un po' di orecchiette, un po' di ciambellone all'arancia, se vi va, e poi se volete qualche altra ricetta scriveteci, così almeno vado sul sicuro e so cosa vi piace, va bene? Allora, un bacio e buon pomeriggio, buona continuazione e buona serata. Chi si mette contro di me? Buon appetito. Salutiamo Sofia, saluto anche tu. Saluto. Ma come ti chiami, cagnolino? Qual è? Sparky. Sparky, saluta Sparky. Anche se sono una femmina. Ciao! Va bene. Ciao, allora. Alla prossima. Buon pomeriggio e buona serata.